Questo è un fiore di zafferano, viene prodotto nell'Appennino modenese da due ragazzi che hanno fatto una scelta di vita. Sono francesi, sono venuti a Casine di Sestola e hanno deciso di fare questa coltivazione, ma soprattutto lo fanno tutta manualmente e con al massimo con l'utilizzo di qualche asino che serve loro per dargli un supporto e comunque un aiuto nelle lavorazioni più pesanti. E questo è l'argomento di Cielo Aperto, vi raccontiamo questa storia. Stiamo raccogliendo lo zafferano, siamo a Casine, in località appunto Casine di Sestola, con me Frédérique e Evelyn. Allora, vi raccontiamo questa storia perché loro vengono dalla Francia e hanno scelto di vivere qua nel nostro territorio anche perché c'era un legame affettivo, perché il papà di Evelyn è originario di questa zona. Sì, è nato qui e ha vissuto anche qui e dopo è andato in Francia e ha incontrato mia madre, sono arrivata. E quindi avete deciso, dopo aver fatto esperienze diverse lavorative, insomma là facevate tutt'altra cosa, Evelyn? Sì, avevamo un lavoro più classico, classico, e abbiamo deciso di staccare completamente e venire qua, dentro questa bella zona montagnosa, e vivere e provare di fare un'attività agricola. Nel pieno rispetto della natura, perché voi utilizzate solamente animali per diciamo, la necessità che per la campagna, quindi per in sostituzione del trattore, delle trattrici usate questi asini. Infatti la vostra azienda si chiama azienda Asino Verde. Sì, Asino Verde perché vogliamo essere al ritmo della natura e non essere troppo, come dire, stressati con la vita in città o altre. Allora abbiamo scelto questo posto per questo, per fare un po' di permacultura. Infatti noi lavoriamo nello spirito della permacultura. Frédérique, sì, va bene così. Dunque, tu facevi il preparatore atletico, quindi anche tu una scelta di vita completamente opposta. Sì. Siete arrivati qua dopo 9 anni fa e avete trovato tutto da rifare, compresa l'abitazione che insomma era un po' diroccata, l'avete sistemata. Sì. E lavoriamo da ogni anno un passo in più per questa azienda e adesso siamo arrivati alla fine della ristrutturazione e possiamo iniziare adesso con le camere di ospiti. Speriamo che la gente vieni. Torniamo al nostro zafferano. Allora, abbiamo raccolto adesso un fiore e questo è un piccolo, diciamo, campo che voi avete allestito. E io non conosco nulla dello zafferano, sono sincero. Raccontatemi come si fa a coltivare questo fiore da cui si ricava, insomma, un prodotto molto, molto buono, ma soprattutto molto pregiato. Sì, è vero che c'è molto lavoro intorno. Noi abbiamo realizzato dei cumuli e messo questi cormi, sono cormi che si mettono sottoterra. È il bulbo in sostanza. Il bulbo si mette in agosto e dopo il fiore esce a questo periodo, fino a ottobre, novembre, adesso. E vanno staccati, come sta facendo adesso Frédérique, quando insomma c'è il sole. Il sole, un bel sole, perché comunque si deve aprire e la parte che si utilizza... Gli stimi. Sì, gli stimi che ce ne sono tre stimi, e tre stimi fanno un pistil. E stacchiamo dopo il pistil della fiora e dopo mettiamo tutto al seccatoio, a seccare. Voilà, il pistil è quello.
Questa è la piccola parte che si utilizza di questo fiore e che serve per il famoso risotto, insomma, che si fa non sì, solo quello, non ma solo diciamo quello. Più conosciuto è il risotto. Sì, sì, infatti, sì. Noi facciamo anche i dolci, facciamo tante cose per il pane, per il pesce, enfin, si può fare quasi tutto con questo prodotto magico, perché fa un gusto molto particolare. E la specialità di Eveline è la gelata al zafferano, per esempio. Una cosa molto buona. Quindi c'è anche il gelato allo zafferano, non l'avevo mai assaggiato, ma avremo modo di assaggiarlo, speriamo. Questo è un fiore che viene messo a dimora tutti gli anni, il bulbo, oppure per diversi anni produce? Noi abbiamo scelto una cultura più sul posto, nel senso con la permacultura è di non muovere troppo la terra e la lasciare riposare. Il nostro modo di fare è abbiamo messo questi cormi quanti anni fa adesso? Tre anni e fra un po' le dobbiamo spostare. E le abbiamo messe perché c'è delle metodi diverse che ogni anno infatti le tolgono, le puliscono, le rimettono e c'è troppo movimento di terra e troppo agitazione. Dopo la vita all'interno di questa terra non va bene, non, le cose fanno più fatica a crescere. Quindi voi avete fatto questa scelta in queste piccole, diciamo, questa sistemazione che è anche più comoda, fra virgolette, se si può dire comoda, perché comunque è sempre una lavorazione manuale molto importante. Ma si riesce a quantificare, ad esempio, da questo appezzamento, da questa coltura di zafferano, quanti grammi si ottengono di prodotto utilizzabile? Tu dipende dagli anni. L'anno scorso abbiamo fatto un bel anno e abbiamo fatto 100 grammi. Bisogna sapere che con 500 grammi all'inizio facciamo 100, perché quando si è secco dopo c'è meno 5 volte di peso, diciamo. Quindi 100 grammi di zafferano, veramente una piccola quantità, ma se si dovesse vendere, insomma, che cosa può costare, insomma, al grammo un prodotto così pregiato? Noi lo vendiamo 23 euro al grammo, ma si può trovare meno, si può trovare di più. Il massimo che si può trovare è 30 euro al grammo. È vero che è costoso, ma con un grammo si fa 100 piatti. Sì, quindi è molto, sì, molto, diciamo, profumato e sì, quindi riesce ad aromatizzare grossi, sì, quantitativi. Sì, infatti si usa poco roba per fare dei piatti. Un pistil, per esempio, un pistil a testa per un piatto salato, e due pistilli per un piatto zuccherato per una persona. Quindi veramente molto poco. Sì. E qui quanto tempo dedicate anche alla cura, insomma, togliere le malerbe, tutta un'operazione che viene fatta manualmente e con l'utilizzo anche degli asini? Dopo vediamo magari anche quando bardate il vostro animale per l'utilizzo poi che ne fate, che non serve solo per questa attività, ma voi, insomma, fate fieno, fate anche raccogliete anche un po' di legna, quindi tutto quello che si fa, tutto quello che produce il bosco, in sostanza. Sì, sì, l'asino è un bel aiuto nel nostro modo di fare, con un'attrezzatura adattata all'asino, per il peso dell'asino e la lavorazione più leggero che un cavallo. Lavoriamo qui in mezzo a questi cumuli per pulire e togliere le erbe che danno fastidio al zafferano, alla crescita del zafferano e anche per altre cose. Infatti il debardage, non so se si dice così in italiano, per pulire i boschi, sai, quando si tira i tronchi sì. Fuori dal bosco. Fuori dal bosco e, come dire, lavoriamo sì con loro, abbiamo anche i basti per loro, per trasportare la legna. Sì. Insomma, mezzo ecologico e sì, anche, diciamo, non consuma energie fossili, sì, e va dappertutto, perché nel bosco comunque l'asino si arrampica comunque. Abbiamo detto l'importanza degli asini, ci fate vedere come si fa bardare questo asino, uh-huh, e poi dopo magari vediamo qual è il processo che subiscono questi fiori in casa, l'essiccazione e poi magari il prodotto finito. Thank you.
come mai scalzo? Ah, per approfittare dell'energia della terra e anche scaricare il corrente che c'è dentro il corpo. È antinfiammatorio e antistress, è tutta una roba molto interessante. Anche quando c'è la neve? Con la neve l'ho già fatto, ma per poco tempo, diciamo. I benefici del contatto con la terra è una di quelle sensazioni che voi volete trasmettere anche in questi corsi, in queste giornate che voi volete fare a disposizione, insomma, di chi è interessato ad un avvicinamento con l'agricoltura, ma soprattutto con la natura. Con la natura, sì, e far prendere coscienza alla gente che toccare la terra, essere in contatto con lei è molto importante per la salute di ogni persona. E siamo troppo staccati di questo ambiente naturale e semplice. Siamo troppo complicati, cerchiamo sempre delle cose un po' complicate, ma le cose le più semplici sono le migliori. Eccolo qua il prodotto finito. Allora, noi qua in questa tavola vediamo come voi confezionate lo zafferano. Allora, questi sono vasetti da quanto? Vasetti di un grammo. Un grammo. Con un grammo si può fare molto roba, 100 piatti circa. Ma voi questo vaso di sera lo mettete in cassaforte però, eh? Sì, 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 infatti abbiamo una cassaforte molto potente. Quindi, arrivate a casa, questa è l'operazione più difficile, più laboriosa, diciamo, quella che fa perdere molto tempo, perché ogni singolo fiore ha bisogno di essere trattato. E cosa si fa? Allora, piano piano si apre la fiore, si tira il pistil fuori e togliamo la parte bianca del pistil per tenere solo la parte rossa che ha tutto il gusto, tutta la qualità, diciamo. E noi per quello noi proviamo di fare un prodotto di alta qualità. E per quello che lavoriamo tanto per ottenere un risultato così. E li contate anche uno ad uno, dopo alla fine fate una conta e siete in grado di dire quanti ce ne sono. Infatti ogni giorno facciamo il conto di stimi che abbiamo raccolte e scriviamo tutto su un libretto, anche con la temperatura, con la meteo, e seguiamo tutto così. Adesso ce ne sono pochi di fiori, quelli che abbiamo raccolto prima, però a volte qua c'è una montagna. Una montagna sulla tavola e c'è l'odore dentro tutta la casa che si prende tutta la testa così, è bellissimo. Soprattutto è un prodotto naturale, assolutamente biologico. Voi l'abbiamo detto forse prima, però in modo molto veloce voi applicate la permacoltura, quindi una lavorazione minima per preservare assolutamente il terreno. Infatti sì, proviamo di non girare troppo la terra e dunque lasciamo il zafferano a posto per almeno 6 anni, che c'è altri modi di fare, che gente che fanno ogni anno, giriamo tutto. E noi lasciamo in pace la terra il più possibile, diciamo. Dunque, in questa azienda si produce zafferano, c'è un contatto con la natura molto importante, voi qua ospitate amici e anche persone che vogliono rilassarsi, tant'è che avete allestito una sauna perfettamente in legno, quindi assolutamente naturale, e fate anche attività culturali. Sì, proviamo di meditazione, sì, proviamo la meditazione, rilassamento e tutto quello che c'è per il benessere. Proviamo di proporre alla gente i nostri piccolini saperi. Ma soprattutto, insomma, voi avete anche questa splendida posizione, la luce tutto il giorno. In montagna non è difficile essere esposti
a sud e avere da mattina a sera sempre il sole. Questo vi aiuta anche nella vostra coltivazione. E poi comunque avete uno splendido terrazzo che vi consente anche d'inverno di fare un bagno nella vostra piccola piscina riscaldata. Sì, 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 infatti facciamo sempre questo bagno caldo, e dopo c'è il sole, e dunque sì, il paradiso, diciamo. Torniamo allo zafferano. Ecco, chi sono i vostri clienti? Chi viene da voi ad acquistare lo zafferano? Allora, c'è diversi clienti, c'è un po' di turisti, soprattutto agriturismi, anche, come dire, epicerie. Quello che vendono la frutta. I fruttivendoli? Sì, lasciamo un po' di roba ogni tanto a questa gente. Anche privati, amici privati, gente di passaggio che sono curiosi anche loro di sapere. Qua in montagna il zafferano è strano, infatti c'è un po' di gente curiosa. Si è appena conclusa a Cremona la Fiera Internazionale del Bovino da Latte, un appuntamento annuale, punto di riferimento degli allevatori e sede di confronto tra operatori internazionali sugli aspetti genetici e nuove strategie per la gestione razionale dei bovini. L'alimentazione del bestiame per la produzione di latte da parmigiano a reggiano e le tecniche che consentono di ridurre l'impatto sull'ambiente sono uno dei temi sviluppati dal CRPA di Reggio Emilia, che ha individuato strategie sull'intera filiera produttiva. Nell'ambito della gestione dell'impatto ambientale dell'allevamento bovino, sicuramente un'importanza molto grande la possiamo dare all'alimentazione che gli animali ricevono, in particolare a quella che è l'alimentazione proteica, cioè l'azoto che gli animali assumono durante la giornata e quindi nella razione. E questo è particolarmente importante perché l'azoto, come sappiamo, è l'elemento di inquinamento principale nell'ambito zootecnico e quindi c'è una netta relazione tra quello che è il quantitativo di azoto che noi somministriamo agli animali e la sua trasformazione in latte e carne e la quantità di azoto che viene escreto nell'ambiente. Parlando di vacche da latte dobbiamo parlare sì di livello proteico che noi somministriamo agli animali, ma anche di efficienza ruminale di produzione di proteina, in quanto come sappiamo nel ruminante abbiamo il grande vantaggio di poter produrre proteina da fonti non nobili o comunque da fonti proteiche non a alto valore biologico. Lo strumento che abbiamo per valutare l'efficienza azotata dell'allevamento, quindi anche dell'allevamento bovino, è il bilancio dell'azoto, cioè un bilancio che ci possa mettere in relazione la quantità di azoto che entra in allevamento con la quantità di azoto che esce attraverso i prodotti. Nel caso della vacca da latte, il prodotto principale è appunto il latte. E attraverso questo bilancio possiamo ottenere la quantità di azoto che proviene dalla stalla e che l'azienda zootecnica, quindi l'allevamento, deve gestire all'interno del suo piano colturale e all'interno del suo piano di distribuzione degli reflui. In un'azienda agricola con allevamento zootecnico, come le aziende agricole che producono latte per la produzione di parmigiano reggiano, i nutrienti seguono un ciclo che va dai prodotti vegetali alla stalla e quindi agli effluenti zootecnici che ritornano ai campi. In questo ciclo si inseriscono degli apporti dall'esterno, tra i più comuni fertilizzanti minerali e di mangimi, e poi abbiamo delle uscite che sono rappresentate dai prodotti animali o dai prodotti vegetali. Allora, la differenza tra gli ingressi e le uscite in questo ciclo rappresenta il surplus di nutrienti, quindi surplus di azoto o surplus di fosforo. Bisognerebbe riuscire a minimizzare questi surplus nelle aziende e quindi ottimizzare l'utilizzo dei nutrienti. Nel comparto stalle è possibile agire sull'alimentazione, ma anche al di fuori della stalla è possibile fare qualcosa, ad esempio nell'utilizzo degli effluenti di allevamento. Faccio riferimento in particolare allo stoccaggio, che può essere ottimizzato riducendo al massimo le perdite di ammoniaca in atmosfera,
ma faccio riferimento in modo particolare anche alle tecniche di distribuzione dei liquami, che possono essere ottimizzate facendo utilizzo delle migliori tecniche disponibili nell'uso degli effluenti di allevamento, ad esempio l'iniezione diretta nel suolo, oppure lo spandimento rasoterra o tecniche di fertirrigazione, o comunque tecniche che consentono di distribuire i liquami nei momenti vicini allo sviluppo delle colture, addirittura sulle colture in atto. CRPA ha appena concluso un importante progetto di dimostrazione e divulgazione che ha proprio avuto il tema di portare alla conoscenza del grande pubblico la possibilità di ridurre le escrezioni azotate dall'allevamento zootecnico e gestirlo in maniera ottimale proprio per ridurne l'impatto ambientale. Questo progetto si chiama Acqua, è stato un progetto triennale finanziato dal programma LIFE e sul sito di CRPA è possibile consultarne i risultati e le attività condotte. Certamente uno dei punti di forza di questo progetto è stata la messa a punto di un sistema, di un metodo che permette di calcolare molto facilmente il proprio bilancio dell'azoto per un'azienda zootecnica. Questo strumento si chiama Calcola N e può essere utilizzato online dal sito di progetto, che è acqua.crpa.it, ed è disponibile per tutti gli agricoltori e gli allevatori che vorranno impostare un'attività di controllo della propria iscrizione azotata nell'attività di allevamento. Nell'azienda zootecnica con produzione di latte per Parmigiano Reggiano che abbiamo seguito all'interno del progetto Life Aqua, abbiamo dimostrato che il prato permanente o prato stabile, che è molto diffuso a cavallo tra le province di Reggio e Parma, ad esempio, ha una valenza ambientale notevolissima, in quanto riesce a bloccare in modo molto significativo la percolazione dei nitrati dal suolo alle acque sotterranee. Quindi tali prati permanenti dovrebbero essere quantomeno tutelati, se non dovrebbe essere spinta la diffusione attraverso la nuova politica del greening e attraverso anche il nuovo programma di sviluppo rurale regionale. Bene, siamo giunti al termine di questa puntata, vi ringrazio come sempre per la vostra attenzione, vi do un'anticipazione sul prossimo appuntamento, parleremo di olive e di olivicoltura, ci siamo recati in Puglia. Bene, grazie ancora. Chi volesse rivedere questa puntata potete andare sul sito celoaperto.com o seguirci sulla pagina Facebook. Arrivederci!